Mostrerò una serie di figure. Com'è l'audio? Buono? Partendo da questa, prima di introdurle e poi di commentarle, mi viene in mente il poeta che non è il sommo Dante Alighieri, ma il poeta è un personaggio di Caserta. Adesso per tornare al luogo in cui io abito e vivo, è detto il poeta perché lui cammina per le strade del centro con un'agenda piena di fogli aggiunti, dove lui ha catalogato una serie di poesie. Lui scrive le poesie e le propone poi per la vendita. Si avvicina a un tavolo e dice: volete una poesia? 1 euro. E ce le ha organizzate per categorie. Allora, amore, destino, morte, matrimoni, funerali, battesimi. Cioè, ce le ha un po' per grandi gruppi. I nomi delle donne, c'ha tutti i nomi. E quindi, se tu scegli una poesia fra quelle che lui ha già prodotto, costa 1 euro. Se poi tu ne vuoi che io ne faccia una apposta per te, 2 euro. Però diciamo, e adesso io in questo momento per un attimo ho avuto questa specie di assimilazione, mi sono sentito un po' il poeta. Il poeta che io sono venuto qui con un elenco, con una serie di, con un album di figure. E mi sembra di mostrarle quasi a un pubblico di potenziali compratori. Io ce l'ho già tutte quante belle fatte, organizzate per gruppi, per categorie. Però se ne volete una fatta apposta, io diciamo ve la faccio, perché di mestiere io faccio l'architetto, quindi sono anche pronto ed esercitato e allenato. Parlo di figure perché io da subito, da quando ho incominciato ad avvicinarmi all'oggetto libro, ho avuto sempre un'attrazione ipnotica per la figura e una certa difficoltà al testo. Poi ho capito che era importante anche il testo e ho cominciato a leggere. A un certo punto, dopo un po' di letture importanti, ho incominciato a conoscere quelli che scrivevano i testi che io leggevo e allora sono tornato alle figure. E quindi anche il mio mondo di input, cioè di immagazzinamento di nozioni, si è riferito alle figure. Questa qui in particolare introduce le altre, introduce poi gli argomenti che a queste figure sono associati, che le generano e ne derivano. In qualche maniera un omaggio a questa città e a questo luogo in particolare. C'è un elemento alto che è ricostruito intorno ad un progetto di Viganò che ha costruito questo spazio meraviglioso in cui siamo. E poi di fianco c'è un edificio basso che è un progetto intermedio del Duomo di Milano. Ed entrambi questi due edifici sono stati in qualche maniera ridisegnati. Il ridisegno è un procedimento di appropriazione, cioè nel senso che io scelgo fra una serie di immagini che mi attraversano, che accumulo, che elenco, scelgo delle immagini che più di altre mi sembra di poter utilizzare. Cioè io scelgo fra tutte le immagini che mi bombardano, che conosco attraverso diversi canali, scelgo quelle che mi possono essere utili. Però per poterle usare, quindi per poterne sfruttare la utilità, io non posso semplicemente archiviarle, conservarle in un database che potrebbe essere la memoria, ma le devo adattare a me, le devo trasformare attraverso la mia interpretazione. Quindi tutte le immagini che io produco sono un modo
per costruirmi degli strumenti con i quali poi cerco di esprimere, di mettere a fuoco il mio pensiero. Le immagini, le figure, il disegno, la rappresentazione non è la illustrazione di un pensiero di architettura, non viene dopo, ma serve a mettere a fuoco. Cioè le immagini, le figure sono come le parole per la letteratura, per il testo. E più aumenta il numero di parole, il numero di figure, più il mio pensiero può essere dettagliato. Non vale la formula io so quello che voglio dire ma non so dirlo, non è vero. Se non conosci le parole, il tuo pensiero non si costruisce, sono le parole che costruiscono il pensiero. Le parole sono lo strumento della formazione del pensiero. Quindi tante figure che derivano da un archivio che è un modo tutto personale di rendere utili a me le immagini che io conosco, sono gli strumenti, le parole per costruire una frase, per costruire un'architettura. Ecco. Diciamo le immagini che ho preparato sono tante, però cercherò di tenermi nei tempi stabiliti. Il titolo di questa sequenza di figure e anche del mio intervento è Vacuaforma. Sono stato invitato un paio d'anni fa a tenere una lezione, una sorta di prolusione, a un corso di architettura, una facoltà di architettura campana. E il preside della facoltà mi introdusse facendo un piccolo discorso a questi studenti, dicendo che l'architettura tiene insieme una serie di stanze, raccoglie in sé una serie di programmi, di destini, di discipline, di informazioni, e sono queste che poi vanno a tenere su la vera il vero scheletro dell'architettura. Cioè l'architettura sono tutte queste cose che gli arrivano da fuori e che la tengono insieme e la tengono in piedi e danno all'architettura un senso. Cioè l'architettura assume un senso attraverso tutte queste cose che gli arrivano da fuori. E quindi noi come docenti e voi come studenti dovete fare in modo di non costruire una vuota forma. Il mio intervento si intitolava Vacua Forma, ho detto, caspita, allora io sto proprio fuori. Cioè io invece lavoro proprio sull'architettura come vuota forma. C'è un modo di dire che è pieno di cose, queste invece sono vuote di cose. L'architettura è una forma scavata dentro, è un guscio. In inglese c'è un modo per tradurre il guscio in la forma vuota con shape, che non è forma, non è form, ma è proprio la scatola vuota dentro. E questo mi interessa. La forma, non mi interessa la forma come viene generata, cioè qual è la serie di esperienze che portano a sintetizzare una forma anziché altre. A me non interessa come mai gli eschimesi nella loro storia, proprio nella loro dimensione proprio di specie, abbiano messo a punto, sintetizzato la forma dell'iglò, di come la forma sia stata generata. A me interessa come quella forma, che adesso è nota, è riproducibile, come quella forma può essere usata, come quella forma che si porta dietro un carico di simboli, di significati, di elementi di comunicazione, come quella forma può essere utilizzata. Non mi interessa capire come mai hanno assunto quella forma, mi interessa piuttosto capire perché Mario Merz usa l'iglò per dire delle cose, cioè come la forma si presta ad essere strumento di comunicazione.
Quindi l'architettura non protegge, non difende, non copre, l'architettura costruisce simboli. Molte di queste immagini vi appariranno, con qualche piccola didascalia, come dei, prima dicevo degli aforismi, poi come dei manifesti. Sono dei manifesti, nel senso che ogni immagine è un momento di una riflessione più complessiva su alcuni temi, però ogni immagine ne scandisce un tempo, un ritmo, un passaggio, una fase. E allora questi momenti poi sono concatenati, ma possono essere anche, come ogni buon libro di figure, possono essere anche estrapolati, possono essere anche strappati e usati in maniera singola. Il libro può essere aperto anche in una qualunque pagina, in un qualunque momento, ed avere un suo senso. Allora, i vari episodi della serie possono essere visti insieme e collegati tra loro, però ogni immagine, ogni figura deve avere una sua compiutezza, si deve poter concludere in sé. Questa qui. Allora, perché io possa utilizzare tutte le immagini che mi arrivano, tutti gli oggetti che io poi osservo in maniera strumentale, devo fare in modo che tutte queste informazioni, tutti questi oggetti, tutte queste immagini siano contemporanee a me, cioè che siano vive nello stesso momento in cui sono vivo io. Questo significa essere contemporaneo, non significa essere alla moda, moderni, attuali. Significa che il mio interlocutore deve essere vivo mentre sono vivo io, l'oggetto con cui io mi metto in relazione deve essere vivo mentre sono vivo io. Questo perché io lo possa usare. Una cosa è contemporanea se io la posso usare. Allora, gli oggetti della storia, le immagini, a qualunque epoca gli oggetti della storia appartengono, di qualunque natura siano le immagini, perché possono essere contemporanee a me, devono essere disponibili al mio uso. Quindi significa che tutti questi oggetti, queste immagini, queste figure si dispongono tutte insieme in un solo piano, che è un piano quasi bidimensionale, schiacciato nella superficie. Quindi gli oggetti possono essere utili a me, strumenti della mia elaborazione, se io li posso usare, se sono a me contemporanei. Quindi la contemporaneità non viene dal tempo in cui questi oggetti sono stati generati, ma dal fatto che possono essere da me usati. Io semplifico molto il mio racconto, perché mi piace che anche l'origine, quella più diciamo da accademia quasi lobbistica, possa essere arrivare alla comprensione. Io ho preparato un testo qualche anno fa che si intitola Obvious, e ho scoperto che tutte le cose che uno capisce appaiono ovvie. Questo sembra un passaggio quasi stupido, invece quando tu capisci una cosa ti sembra ovvia. Io, per esempio, ho capito che negli ultimi tempi avevo un evidente dilatamento dei capelli. Allora mi sono concentrato e ho visto che quando li pettinavo la mattina oppure sul cuscino non c'erano più capelli di quelli che io negli anni trovavo. Dice, ma com'è possibile? Cioè, io quando avevo 20 anni perdevo gli stessi capelli che perdo adesso, però adesso sono dilatati, allora erano folti. Poi ho capito, di recente, ho capito che si sono dilatati perché non crescono più. E poi dice sì, e questo è ovvio, ma io l'ho capito adesso. Significa che in me si sta attivando un cambiamento che purtroppo è inesorabile, è unilaterale, come dicevamo prima, della città. Che è un cambiamento che tu percepisci
in un certo momento in cui quella cosa ti appare ovvia, quando la comprendi. Ecco, questa cosa qua mi interessava raccontarla. Ora, usare gli oggetti, le immagini, significa poterle collocare sempre su un piano della bidimensionalità, simultaneamente, senza fare attenzione alla collocazione storica. Cioè, non c'è nell'uso degli oggetti, non c'è una posizione diacronica attraverso il tempo. A me non mi interessa capire se quella cosa che sto usando è stata generata in un momento preciso. Non mi interessa capire quali elementi sociali, quali bisogni abbiano generato. Mi interessa soltanto capire come io quella cosa, quell'oggetto, quell'immagine, quella figura la posso comporre perché mi è utile insieme ad altre. E quindi si perde, oltre alla gerarchia della diacronicità della storia, anche la gerarchia dei pesi che questi oggetti hanno. Allora, sovrascrivere, integrare un edificio esistente con un altro, significa non dare seguito, non rispettare una gerarchia di valori. Perché tutti questi oggetti, queste figure che io uso, hanno tutte lo stesso valore, avendo perso la loro origine proprio di significato ed essendosi ridotte a delle superfici, a dei piani bidimensionali. Quindi si vede che questa elaborazione, questo uso sincronico ha senso proprio perché perde la gerarchia, perde il momento della genesi e diventa uno strumento, un tool, diventa uno strumento che serve soltanto una parola, che compone un lessico che è sempre più articolato, che in qualche maniera ti aiuta a far venire fuori un pensiero. Il lessico, le parole servono a costruire la frase, il lessico, le parole servono a mettere a punto il pensiero e le figure servono a mettere a punto il pensiero dell'architettura. Alcune le mando velocemente, prima perché non sempre riesco a trovare un nesso fra le immagini, poi dipende anche dal mio umore, delle volte ho una deriva mistica, altre volte sono un po' più ideologico-politico, altre volte un po' più malinconico. Adesso alcune mi attivano delle considerazioni, altre no. Però, diciamo, alcune cose le ho dette. Un tema a me molto caro è quello dell'intervento nei luoghi dell'abbandono. Io vivo, come ha introdotto prima Stefano Boeri, vivo in una città, non tanto il centro in cui io vivo, che è Caserta, che è una specie di piccola enclave all'interno di un territorio molto molto vasto, è quello di un'unica grande città che da Caserta arriva fino a Napoli, che conta circa 4 milioni di abitanti, quindi è una vera massa demografica e fisica. E ci sono grandi fasce di degrado fisico e di abbandono. Io prima, in questa piccola conversazione, questo spaccato che abbiamo fatto sul commento del testo di Gregotti, ho detto che la città parla la lingua di chi la abita. Allora, se voi provate ad attraversare tutta questa parte di città che è distribuita su un territorio di una grandissima bellezza e fertilità, che è quello che da Caserta, che è la parte a nord di Napoli, arriva fino a Napoli, E si attraversa questa parte di città, cioè questa parte di mezzo, questo elemento di connessione fra i grandi nuclei, si percorre questo pezzo di città che poi non è l'anticittà, per citare un
importantissimo testo di Boeri, è una non ancora città, è un feto ipocalcificato che ancora non ha assunto e forse non lo farà mai la definizione di città. È un aborto, è qualcosa che è lì immobilizzato in un momento che lasciava sperare in una crescita, invece è si è corroso così. E quindi se uno attraversa quella parte di territorio edificato ad occhi chiusi e ascolta la lingua di chi abita quel territorio edificato, può immaginarsi con una semplice operazione di trasposizione proprio fonetica, può immaginarsi la morfologia di quel luogo e le case di quel luogo. È una lingua spezzata, volgare, gutturale, fatta di frasi interrotte. E l'edificato, il linguaggio di quelle forme corrisponde alla lingua. C'è una corrispondenza netta, precisa, fra la lingua e il linguaggio. E questa cosa è sbalorditiva. È una cosa che ogni volta mi emoziona e mi impressiona, cioè di come si possa prevedere la forma della città soltanto attraverso la lingua di chi la abita. Questo è quando però le città e le parti di città sono vere, perché poi tutte le immagini che noi importiamo ed applichiamo come protesi, quelle, diciamo, come ogni protesi, impressiona per la sua omologabilità. Cioè, se io vedo 10 facce di donne che hanno subito delle protesi, sono 10 facce uguali. Invece 10 facce di donne che non si sono sottoposte a questa pratica, sono 10 facce, e ogni faccia racconta una storia. Un modo per costruire il lessico, per costruire questo insieme di parole, è quello di appropriarsi delle parole, farle proprie. Allora, questo avviene attraverso tanti modi. Uno dei modi da me preferito è quello della sovrascrittura sulle pagine dei libri. Allora, per esempio, questo edificio, io non mi ricordo adesso nemmeno di chi è, ma non è importante, mi piace, però io non riesco ad archiviarlo come immagine. Dal momento che mi piace tanto, la vorrei possedere, cioè, come il traduttore quando sceglie un testo per poi tradurlo, lo sceglie intanto fra una serie di testi, a meno che non sia un traduttore di mestiere, allora fa un'operazione molto più pragmatica. Però diciamo, il traduttore che sceglie un libro per portarlo in un'altra lingua, intanto lo sceglie tra i testi che lui conosce, che gli sono contigui, che gli sono familiari, lo sceglie per amore. Quindi c'è già una scelta che ha un presupposto d'amore. E poi questo presupposto d'amore diventa quasi patologico, perché io quel pezzo, quel corpo, lo voglio possedere fino in fondo, e per possederlo mi piace rileggerlo con la mia voce, in modo che la mia voce che rilegge quel testo che io ho amato mi procura un piacere ulteriore. Però questo passaggio della traduzione come momento di appropriazione è anche un momento di trasformazione, di tradimento, che poi tradimento, traduzione e tradizione hanno la stessa radice. Cioè, per poter portare ad altri, io li devo portare attraverso di me. Questo passaggio attraverso di me mi rende partecipe di questa conservazione, ma mi rende anche responsabile della trasformazione. Cioè, chi traduce in qualche maniera tradisce un testo, ma lo deve tradire, perché un testo nasce in un luogo preciso, nasce con delle motivazioni precise, nasce per risolvere dei problemi precisi. Portarlo altrove significa già
non poter riprodurre più quella magia di quel momento. Allora, se quel testo viene portato altrove, deve avere il senso di aver portato altrove un racconto nuovo. Il rapsodo, quando ascolta, sente una storia, poi la racconta ad altri, ma la racconta trasformata da sé. Cioè, le storie che arrivano a me passano attraverso di me e sono... Io poi le racconto e sono altro da quello che ho ascoltato. La fonte si deve perdere, si deve disperdere. Io non cito mai, perché citare significa elencare, archiviare freddamente. Invece trasformare significa adattare a sé, significa appropriarsene, utilizzarsi, utilizzarle e continuarne la vita. Allora, io questa cosa, non so chi l'ha fatta, mi piaceva tanto, e, però mi sembrava che per poterla usare la dovessi adattare a me, quindi è un intervento su un testo. Fino a quasi disperderne la fonte, cioè la fonte, l'origine di quell'immagine, quasi si perde. Mi è stata utile, perché io sono partito da quella che amavo. Ho sentito la mia voce in questo trionfo di solipsismo, perché attraverso di me si compiva in quel momento il mondo, e l'ho portato ad altri. Non ha importanza capire che cosa c'è, qual è la parte basamentale di questo disegno, che è un edificio anche noto, ma è che questo ha generato poi una crescita per analogia, cioè per un procedimento deduttivo naturale. E poi lo stesso pezzo invece ritorna in un altro punto. Cioè, è importante che questi pezzi di queste parole poi vanno a comporre delle frasi dove l'origine della parola si disperde in una nuova compiutezza. Uno dei temi che io amo di più, anzi uno dei modi che amo di più, è quello della digressione. La digressione è un modo sereno di intervenire nella produzione di un testo. Cioè, io sto ascoltando il tuo racconto, tu mi stai raccontando una storia. A un certo punto non seguo più la tua storia, perché seguo un canale, una traccia carsica che mi fa nascere delle nuove storie che da quella sono generate, però prendono un'altra strada. Allora tu mi potresti dire: sì, ma io so la mia storia, tu perché non ti fai la tua storia? Ma perché è più facile agganciarmi alla tua. Cioè, il momento più terribile è quello della invenzione. Invece, il momento, quello più sereno, è quello della riscrittura. Io, nella riscrittura, nella trasposizione, non ho la tensione della produzione del nuovo, ma ho semplicemente il compito di portare da un posto a un altro un testo che io già conosco. In questa operazione, che sembra quasi meccanica, ci sono delle pieghe che nascondono la invenzione. Però sono delle pieghe di invenzione, sono dei momenti di invenzione che sono sereni, naturali. Non hanno quindi il misticismo della creazione, ma hanno il darwinismo della evoluzione. E la digressione è uno di questi momenti. Cioè, io seguo un percorso che è generato da quello per andare in altre direzioni, e di quello, del testo da cui sono partito, ne conserva poche tracce. Quello dell'intervento nei luoghi dell'abbandono è importante che sia
garantito dalla riproduzione, cioè da una nuova dialettica. Quello che conta per far funzionare la città non è la dotazione di servizi o la costruzione di arterie per irrorare questo organismo. Quello che conta è garantire l'equilibrio delle parti, e l'equilibrio di queste parti si ottiene anche attraverso l'equilibrio dei simboli. Allora, il monumento come concentrato di memoria, e di memoria che è condivisa, quindi diventa memoria collettiva di un gruppo, ha anche una sua formalizzazione. E queste forme sono le forme che sono immediatamente riconoscibili. Cioè, il monumento deve avere una caratterizzazione proprio etimologica, che è quella della riconoscibilità, della familiarità. Cioè, il monumento mi deve aprire ad una condizione di serena riconoscibilità. Io riconosco una parte di me in quell'edificio, in quel simbolo, in quel monumento. Allora, intervenire perché poi questa riconoscibilità sia portata a diventare strumento di equilibrio dialettico significa portare questo edificio, questo simbolo, questa forma ad una dimensione geometrica tale che possa essere ancora riconoscibile, ma che abbia la forza simbolica di porsi come elemento di equilibrio fisico. Allora, anche questo che è un edificio, diciamo, anonimo della periferia, però può avere attraverso proprio un'operazione da laboratorio di deformazione e di ipertrofismo può diventare un elemento di grande visibilità, ma che ancora conserva le tracce della familiarità. Su qualche immagine ci sono delle didascalie un po' più lunghe, perché sono tratte da alcuni testi che ho fatto in questi anni, e quindi era più facile anche riportarle sotto forma di slide. Adesso qui le torri dell'acqua e poi dopo anche le pennate sono alcuni di questi elementi della riconoscibilità immediata, sui quali poi io intervengo cercando di fare proprio degli esperimenti da laboratorio, capire come questi elementi che fanno parte di una, diciamo, di un vocabolario molto ridotto e di facile uso, come possono essere portate nella dimensione della grande misura geometrica per poter essere utilizzato come simbolo, però in modo che siano ancora riconoscibili. Quindi l'adattamento a sé attraverso la continua riscrittura. Il tentativo di poterle utilizzare queste forme per usi diversi.
una lenta, preziosa stratigrafia prima della sua costruzione. Allora, questa operazione di costruire sull'esistente, di scrivere sui testi della sovrascrittura, è una cosa che ha sia una possibilità fisica reale, cioè di lavorare su un edificio già esistente, su delle tracce già esistenti, facendone leggere ogni passaggio, ogni strato, in un palinsesto che non ha mai una sua compiutezza compiuta, finale. Ogni momento che sembra compiuto invece si predispone ad ulteriori compiutezze. Questo avviene sia a tutti i livelli, proprio perché tutti i livelli diventano bidimensionali, quindi questo può avvenire con l'oggetto costruito, può avvenire anche semplicemente con l'esercizio grafico di disegno. Quello che è sotto questo, cioè questo disegno è fatto di due parti, c'è una prima parte che è un progetto per un impianto residenziale per un concorso a cui aveva partecipato un mio amico di Napoli, si chiama Cherubino Gambardella, che mi ha regalato, e sono le parti in bianco e nero che stanno sotto, pregandomi di capire se su quel disegno io potevo sperimentare la tecnica della sovrascrittura, dell'innesto, della crescita. E su quello poi io ho fatto una serie di interventi, come se io mi sono mosso su questa carta con lo stesso atteggiamento che avrei usato per poter intervenire su un pezzo di città, su un pezzo di tessuto, su un pezzo di paesaggio. E quindi l'operazione della lenta stratigrafia è un'operazione ideologica prima che metodologica, e quindi può arrivare ad ogni punto, ad ogni livello, avere ogni supporto. Qui per esempio c'è un intervento su un edificio di Bobbardi, ero stato invitato a fare una elaborazione di. Eravamo stati invitati un po' di architetti a fare una elaborazione sulle architetture di Lina Bobbardi. E mi piace l'idea della cattedrale condominiale, cioè della cattedrale che sta sul terrazzo, e che diventa una parte di un edificio complesso. E quindi questa cattedrale che sta lì su, poi perde l'elemento su cui questa immagine è stata costruita, lo sintetizza e diventa un edificio che ha una sua autonomia, dove la matrice di quella forma si perde e se ne conservano soltanto alcuni tratti. Cioè, c'è proprio un lavoro esclusivo su questa scatola vuota, su questa serie di figure che a un certo punto dimenticano l'origine. Dimenticano l'origine e diventano un dispositivo che poi può essere applicato anche in condizioni diverse. Quindi non c'è un tempo, non c'è un periodo, non c'è un oggetto, non c'è un'architettura che più di altre si dispone a questa operazione di uso, riuso, riscrittura, adattamento a sé, utilizzazione come sagoma, come forma. È un modo di tenere tutte le cose insieme, e poterle tutte insieme utilizzare per costruire questo strumentario.
quello della digressione è anche un modo per agganciarsi. La cosa che io trovo straordinaria è quella di potersi agganciare alle utopie altrui. È quasi un parassitismo produttivo, generativo. E poi, vedi, questo invece, ritorniamo alla costruzione del lessico familiare, la pennata, che qui è una cosa a me molto cara, che è una delle costruzioni quasi ancestrali, sono delle capanne che servono per il riparo delle macchine agricole, del tabacco, che vengono costruite quasi senza la conoscenza di tecniche costruttive. È una costruzione, ciao Mario, quasi istintiva, naturale, genetica. Cioè io geneticamente ho la capacità di costruire un riparo, di costruire una piccola fabbrica. E poi queste hanno la grande forza di essere oggetti familiari, riconoscibili. Allora, se questo oggetto, se questo pezzo è riconoscibile, significa che io voglio provare a capire fin dove lo posso spingere nell'operazione di adattamento a me, ma anche di dilatazione per farlo diventare di dimensioni tale da essere un simbolo, fin dove lo posso spingere perché questo sia ancora riconoscibile, per poterlo poi usare come elemento collettivo e simbolico. La forma si porta dietro la riconoscibilità, ma perde il momento della sua genesi. Poi si spinge ad un punto di astrazione tale che diventa un oggetto autonomo. Nel momento in cui questa astrazione è riuscita a essere catturata, si astrae, cioè quasi perde il riferimento con la fonte che l'ha generata e diventa un'ulteriore fonte per ulteriori elaborazioni, per ulteriori trasferimenti di tempo e di luogo. Mi piace per un uso interattivo dei libri. Cioè, mi piace notare come a un certo punto mi blocco nella lettura di un libro su un'immagine, perché in quel momento mi viene in mente come poter adattare un edificio, una parte a sé, a me. E come dopo un po', dopo qualche passaggio, questo adattamento ha prodotto una lenta ma inesorabile distanza dall'immagine e dalla condizione che l'ha attivata. Questa è un'operazione su un disegno di Renato Rizzi. Renato Rizzi, che anche lui lavora sulla forma, ha fatto questa operazione che è molto interessante. La parte di sopra di questa figura è un rilievo del Battistero di Parma,
che ha una pianta ottagonale. Lui ha preso le facce interne di questo ottagono, le ha aperte, le ha dispiegate e l'ha fatto diventare un edificio. Cioè di come quell'edificio è stato usato soltanto come forma e di come quella forma ne abbia generata un'altra. E su quella forma, che aveva una sua compiutezza, poi si è inserita un'ulteriore forma che ha portato ad un altro livello di compiutezza l'edificio, quella parte di architettura, quella parte di città, che a sua volta si prepara ad altri livelli di compiutezza. Cioè la cosa che io trovo di grande fertilità è spostare sempre il piano della compiutezza. La stessa operazione sulla torre di Dolfi, che viene aperta a formare un edificio. Cioè l'operazione diventa, partendo da quell'operazione fatta diventa un metodo, e non è un modello, ma è un metodo. Sugli innesti, questi sono dei disegni che facevo con mio figlio quando era più piccolo, e di come questi innesti poi costruiscono queste bestie, questi animali miracolosi che si adattano alle più diverse condizioni. Adesso c'è un capitolo sui codici iconografici, cioè di come alcuni elementi rimandano in maniera abbastanza precisa a dei significati, a dei simboli, a degli usi, e applicandoli semplicemente si ricostruisce anche in ambienti lontani, sia fisicamente che funzionalmente, si ricostruisce una memoria di quell'edificio, quindi del valore straordinariamente comunicativo del segno, del simbolo, che è poi la vera ragione dell'architettura. E di come l'applicazione di un modello predefinito in laboratorio possa essere usata in un contesto reale come procedimento di crescita di un luogo fisico. Questo pezzo è stato disegnato in un momento completamente diverso rispetto alla sua applicazione fisica in questo luogo. Adesso per concludere cerco un'immagine che possa essere, diciamo, adatta ad una conclusione. Ah, questa è una cosa che mi interessava mostrarvi, di come l'architettura è sostenibile. Cioè questo è un paesaggio di architetture sostenibili perché sono tutte verdi. Formare una lenta, preziosa stratigrafia, questa è la quarta dimensione. Chiudiamo qua allora.